Ciao ragazze, allora oggi secondo video in collaborazione con il sito Cobiz. Allora, in questo video voglio utilizzare questi elementi in acciaio, questi qui, poi mi servono anche delle gocce. Io sto utilizzando queste gocce qui che sono veramente bellissime. Vi lascio il link anche di queste gocce. Poi anellini in acciaio, questi sono quelli ovali. Vi lascio il link anche di questi anellini. Poi cipollotti, aspettate ragazze. Poi cipollotti da 2 mm. Questo è il codice di cipollotti. Poi ragazze, ci serve anche i chiodini. Io utilizzerò al posto dei chiodini questo filo da 1 mm in rame. Poi filo Fireline 015, questo è quello crystal. Poi ci serve pinza a punta conica. Poi pinze, vabbè, punta ricurva, punta piatta, tronchesine nel mio caso per tagliare il filo, e poi ci servono le rocaille 110 e 150, quindi due misure di rocaille. Io utilizzo queste della Toho, quindi 15 e 110 in colorazione queste qua alluminio. Allora, quindi e poi ovviamente ci serve anche una monachella. Queste sono sempre quelle in acciaio 316. Però acciaio, color acciaio. Dobbiamo inserire 4 rocaille 110 e possiamo realizzare questo progetto anche con le rocaille Miyuki. È un progetto super semplice, adatto anche ai principianti. 4 rocaille 110 sul mio ago, le porto verso la fine del filo, ok, e rientro in tutte le mie rocaille, perché dobbiamo andare a chiudere a cerchio, quindi così e così, ok, quindi chiudiamo, però io non faccio nessun nodino ma ripasso nelle mie rocaille, quindi aspettate che mi tolgo la codina di filo, ok, faccio un giro tra tutte le mie rocaille per bloccare il filo e poi possiamo iniziare la lavorazione. Così. Perfetto. Adesso ragazze, dobbiamo prendere una 110 e ci inseriamo nella 11 successiva in questo modo. E tiro il filo e posiziono la mia prima rocaille. Ora inseriamo anche la seconda, quindi sempre una 110 e mi inserisco nella 11 successiva in questo modo. Poi un'altra 11 e ci inseriamo in questa. Poi l'ultima 110 e ci inseriamo in questa. Così. E abbiamo concluso il nostro giro e mi inserisco vedete, nella rocaille, questa qui successiva sarebbe la prima che abbiamo messo nel giro che abbiamo appena terminato. Così. Bene. Tiro. Questo filetto qui finale lo taglio perché tanto mi dà solo che fastidio. Adesso ragazze, cosa dobbiamo fare? Ci troviamo così, vedete? Ok. Adesso prendo 2 rocaille 110
quindi 2 undici e mi inserisco, come vedete, nella rocaille di punta, questa qui, così tiro e posiziono di nuovo 2 undici 0 e mi inserisco sempre nella rocaille, vedete, di punta, e faccio così per questo lato e per questo qui, e poi ci vediamo per andare avanti insieme. Inseriamo l'ultima coppia insieme, così vi faccio vedere l'ultima coppia di rocaille 11 0 insieme. Quindi passo la rocaille di punta, che è questa qui, eccola qui, tiro e posiziono, poi passo queste altre due rocaille, vedete, così prendo nuovamente 2 11 0, mi inserisco in queste due rocaille il tiro, altre 2 11 0, vedete, esco da questa, prendo 2 11 0 e passo le 2 11 0 successive, queste qui, di nuovo due 11, mi inserisco in queste due 11 0 così, e le ultime due 11 0, così completiamo il giro. Quindi così, però ne passiamo questa volta passiamo 3 rocaille, vedete, sono 3, eccole qui, passiamo 3 rocaille e questo è quello che abbiamo ottenuto. Ora prendiamo una 11, passiamo 4 rocaille questa volta, vedete, così posiziono e ho creato la puntina, quindi un'altra 11 0, vedete, passo le mie 4 rocaille, posiziono la mia puntina, un'altra rocaille, ecco qui, metto la mia terza puntina, un'altra 11 e vado a creare l'ultima puntina del mio rombo, così, ecco qua, vedete, questo è quello che abbiamo ottenuto. Adesso io risalgo perché mi devo portare ad uscire da una di queste puntine in questo modo, ok, così. Adesso devo creare una solina con 6 15 0 sia qui che qui, quindi vado a prendere 6 15 0 6 15, con il filo sto uscendo da questo lato, rientro da questo, tiro e ho creato la mia prima asolina. Adesso faccio un giro di rinforzo, scendo, quindi passo attraverso le mie rocaille, mi porto uscire da questa puntina, anche qui 6 15 0, creo l'asolina, la rinforzo, risalgo e ragazze, poi piano piano vado a bloccare il filo. Io finisco di creare questo modulino e ne faccio altri 2. Quindi una volta che ho realizzato tutti i miei modulini, ci vediamo per continuare il progetto. Eccomi qui, allora, come vedete, ho realizzato tutti i miei modulini. Mi sono tagliata 6 spezzoni di filo, quindi voi dovete utilizzare 6 chiodini, di cui 3 chiodini
un pochino più lunghi che serviranno per le goccine. Se li avete con la testa a pallina, che sono molto più belli da vedere, utilizzate quelli, oppure se li avete a testa piatta, utilizzate quelli a testa piatta. E tre spezzoni, quindi tre chiodini un pochino più corti. Bene, adesso sposto tutto qui e vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Allora, per prima cosa, vabbè, io devo creare la solina, quindi così. Poi con le pinze a punta conica vado a creare la mia asolina. E adesso devo inserire 7 di questi cipollotti. Faccio la solina anche da quest'altro lato. Poi faccio un altro chiodino sempre con 7 cipollottini e un altro chiodino invece con 9 cipollotti, sempre da 2 mm. Quindi ragazze, creiamo i nostri chiodini con i cipollotti e ci vediamo tra poco. Ecco qua, allora ho realizzato i miei chiodini. Adesso noi dobbiamo mettere le asoline tutte da una stessa parte. Quindi prendo le mie pinze. Ok, questo sta a posto perché comunque sono, vedete, le asoline sono messe per dritto. Controllo anche qui. Ok, queste. No, leggermente storta, quindi mi servono tutte e due dalla stessa, nella stessa posizione. Quindi giro leggermente per sistemare le mie soline. Ok, perfetto. Adesso prendo il mio elemento in acciaio e praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelli da 7, ragazze, li dobbiamo mettere ai lati, quindi inserisco prima questo, chiudo, poi dopo sistemo tutto per bene. Quello da 9 va al centro. Ho inserito i miei chiodini con i cipollotti, quindi quelli da 7 ai lati, quello da 9 al centro. Ora vado a inserire l'anellino ovale con la monachella. E dopo fatto questo, ragazze, andiamo avanti con il progettino. Ok, allora, monachella inserita. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inserire qui in queste altre asoline i nostri modulini. Apro il mio chiodino, inserisco l'asolina, ok, e richiudo e ho inserito il mio primo modulino. Faccio la stessa cosa con questi altri due e ci vediamo tra poco. Eccoli qui, i modulini sono inseriti. Allora, se vi piace in questo modo, potete fare molto più lunghi i chiodini con i cipollotti e poi lasciare questi modulini sotto, quindi fare soltanto la solina nella parte sopra e lasciarlo senza, libero sotto, senza solina. Adesso io vado a prepararmi le goccine, quindi prendo uno spezzone di filo. Vado a fare una piccola asolina, quindi vado a fare una piccola asolina, eccola qui, vedete. Adesso inserisco la goccia in questo modo e non devo fare altro che piegare il mio filo, tagliare l'eccesso e andare a creare l'altra asolina. Ok, quindi così, poi creo anche qui la mia asolina. Adesso aspettate che la sistemo. Quindi apro e inserisco qui, chiudo per bene e faccio la stessa identica cosa per tutte e due le altre goccine. Eccolo qui, l'orecchino è terminato, è veramente molto luminoso per via di questi bellissimi cipollotti da 2 mm e queste gocce che sono belle, veramente belle. Quindi vi lascio anche il link di queste goccine, ragazze, perché ve le consiglio. Io le ho prese anche bianche, un'altra colorazione, ma sono stupende. Quindi questo è quello che abbiamo realizzato insieme. Vi faccio vedere l'altro è questo qui,
Eccolo, aspettate che li metto tutti e due sul cartoncino. Vi lascio anche i link dei cartoncini, ragazze, se vi possono servire per gli orecchini. Io insomma li uso, mi ci trovo bene, quindi li prendo e li riprendo perché veramente mi trovo benissimo. In più, sui cartoncini potete far stampare il vostro logo perché, come vedete, sono bianchi, non hanno nessuna scritta e quindi sono perfetti per applicare anche il vostro logo. Quindi questo è il mio secondo progetto in collaborazione con il sito Cobiz, sono veramente degli orecchini super semplici da realizzare. Bene ragazze, cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Quindi ragazze, noi ci vediamo con i prossimi video, vi saluto, vi auguro una buona giornata, lasciatemi un like, condividete questo video se volete condividerlo e niente, ai prossimi video.